UGC, User Generated Content, un modo difficile per dire una cosa semplice semplice. Contenuti audio e video girati da persone comuni, senza l'aiuto di grandi case di produzioni o di aziende private. L'esempio classico è quello di YouTube. Prendo la mia videocamera, giro un video e lo metto su internet. Insomma, bastiamo io e un computer. Un gruppo di ragazzi romani però si è spinto oltre. Ha creato la prima sitcom casalinga girata in modo professionale. E gli autori dei testi siamo proprio noi, gli utenti della rete. Sitcom. Vediamo come funziona. Allora ragazzi, puntata 10, tema fortuna. Sono arrivate quante mail? Guarda, sono arrivate circa 150 mail. 150, una buona ce ne sta? Guarda, io ne ho vista una carina e che mi è piaciuta. C'è... L'unico problema è che va sostituito un pezzo con un'altra che già ho trovato. E poi Daniela, te dovrei essere aggressivissima. Sitcom è una sitcom sul web ed è scritta dagli utenti. Praticamente gli utenti da casa possono scrivere qualunque cosa. Poi un team di sceneggiatori prende questa idea, la trasforma in un soggetto vero e proprio, una sceneggiatura, e alla fine si gira. Il giovedì noi partiamo lanciando la puntata che abbiamo appena girato e lanciando il nuovo tema per la puntata successiva. In quella settimana arrivano un quantitativo di mail incredibile e noi scegliamo tra queste mail quella che ci sembra più adatta. Ogni due settimane, ogni due giovedì, noi mandiamo in onda una nuova puntata creata dagli utenti. Ho vinto! Ma che cosa? Non so perché mi ho detto! Che stai dicendo? Ho vinto! Le puntate sono presenti sul sito www.sitcom.it e il sito è il portale dove ci sono anche la totale interazione. Quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo vagliato tutte le possibilità per avere la massima visibilità. Poi alla fine abbiamo deciso di usare il web perché abbiamo visto che tutti possono accedere a Sitcom e diventarne parte in qualche modo. Quando la gente ha iniziato a capire che funzionava veramente, poteva essere autore di una puntata di una sitcom, per un giorno ha cominciato a giocare con noi. Siamo quasi 20 persone a lavorare su questo progetto, ci sono 5 personaggi che ricoprono ognuno un proprio ruolo all'interno della casa. Nella sitcom io interpreto Daniela, che è la precisina, la padrona di casa, quella che è maniaca dell'ordine, delle pulizie, che si intromette nei discorsi ma che praticamente risolve tutte le questioni. Io sono Roberto e il mio personaggio è quello New Age, quello meditativo. Io invece sono Elisa e nella sitcom interpreto un personaggio un po' artistoide, un po' svampita. Io sono Andrea, il businessman della casa, in realtà uno sfigato, un loser che parla metà in inglese e metà in italiano, un linguaggio fondamentalmente incomprensibile, parla solo di money, business, target. Va bene così? Finito. È finito. Guarda, posso detto da finito? Siamo un posto così. Fatto. Io sono Tiziano Storti e tutti pensano che non mi ricordo le cose, no? Che poi è anche cosa del personaggio. In realtà io nella sitcom sono una sorta di... Hai detto qualcosa? Sì, io voglio sapere perché fa tutto questo casino all'alba. L'alba? È mezzogiorno? Peggio dell'alba, è prima. All the small things, true care, truth brings. Il successo, per certi versi, è anche inaspettato, così, della prima serie, ci ha comunque portato anche in gioco forza a pensare di fare una seconda serie. E quindi partiremo con questa seconda stagione, ci auguriamo che preveda 12 puntate, più magari una puntata speciale dove possa di nuovo partecipare la gente, e in più ci auguriamo che il pubblico aumenti sempre di più, riesca a usufruire di noi e perché no magari anche in televisione. Ma mi hai fatto buttare il vaso di mia mamma, ma io ti ammazzo! Io ti ammazzo! Secondo me questi ragazzi sfonderanno. Poi dovete sapere che io per queste cose ho una specie di sesto senso.